Invece un dato interessante, proprio per parlare di affluenza, è quello di confrontare le elezioni regionali del 2010 e le elezioni europee del 2019. Si scopre che l'affluenza in ogni provincia della regione è stata più o meno uguale. Quindi quel dato, seppur lontano temporalmente, è molto più vicino nella somiglianza a quello che potrebbe accadere. È evidente che questa grande competizione, che ha una risonanza nazionale molto di più di quello che sembra, anche se si vota anche in Calabria, apparire nella Certo. regione calabrese, porta la gente a votare. Salvini ha fatto un porta a porta, ha fatto un richiamo al voto, soprattutto in parti lungo l'Appennino, nelle zone dove l'altimetria è più alta, dove non era tipico il voto di sinistra, era un pochino più morbida l'attenzione, e poi si è spostato verso il centro. È evidente che all'aumentare dell'affluenza la scelta di chi vuole andare a votare vuole cambiare qualcosa, un rapporto con un'istituzione, con un legame che dura sicuramente da più di 50 anni e che quindi desidera E quindi ci potrebbe rinnovare. essere Chi una invece coincidenza tra aumento dell'affluenza e aumento del voto per il centrodestra, questo ci dice lei, per la Lega. Potrebbe esserci questa coincidenza, e potrebbe esserci, bisogna anche ricordare una cosa, ad esempio sulle sardine. Le sardine si sono mosse nelle zone delle città, nelle zone, nei baluardi della sinistra, dove ci sono i significati della sinistra. Oggi c'è un bellissimo articolo di Polito che sul Sì. Corriere spiegava anche la storia e alcune origini di questa regione. Però E quelli proprio erano già lì, voti mentre per la invece sinistra, diciamo. erano già voti per la sinistra, e diciamo che è un monito, no? Hanno chiesto alla sinistra di presentarsi in un'altra maniera, di avere un altro Chiaro. linguaggio, di unirsi in una modalità differente. Questo è come dire, è un richiamo all'attenzione, è una bella partecipazione. Le